Benvenuti nello Zen Food Lab, un nuovo appuntamento con pillole di cucina zen, lezioni di cucina zen. Ricordando ai miei ascoltatori, a chi mi segue sul mio canale YouTube, che Zen non è un metodo di cucina, non è un modo di approcciarsi dal punto di vista tecnico al cibo, ma Zen è un metodo mentale per ricostruire il rapporto uomo cuoco cibo attraverso la cultura, attraverso la conoscenza, attraverso la curiosità. Oggi parliamo in generale di spezie e capiamo insieme qual è il ruolo fondamentale delle spezie in cucina. È difficile ottenere una classificazione di sapore unica di fronte alle spezie. Ho davanti a me uno straordinario pepe rosso di Sichuan. Ho un chipotle che è un peperoncino messicano affumicato, ho dello straordinario gyokuro che è un tè verde tannico straordinario, ho un pepe verde vanigliato, in assoluto la mia spezia preferita. Ancora una volta l'insegnamento ci arriva dall'Oriente, le spezie, a seconda delle loro caratteristiche, hanno però un punto in comune. Non agiscono direttamente sul sapore, significa che dietro una spezia non c'è una nota madre, non c'è una sapidità, non c'è un'acidità, non c'è una dolcezza, ma le spezie allungano il sapore, creano eco al piatto, creano amplificazione. Gli orientali chiamano questo processo effetto kokumi. È un momento straordinario della cucina, ce l'abbiamo davanti da quando siamo nati, l'impepata di cozze, quando portiamo alla bocca l'ultima cucchiaiata di acqua di cozze con il limone, il ritorno straordinario del pepe al palato, come un eco, come un'amplificazione del gusto. Ecco che quindi le spezie sono straordinarie se dosate nel modo giusto e se naturalmente associate nel modo giusto a quel determinato piatto, sanno e possono non essere invasive, ma possono arricchire in maniera straordinaria un piatto. Un tè verde all'interno di un brodo ne può amplificare la sua sapidità, un peperoncino affumicato sa dare forza a un pesce crudo, un pepe verde vanigliato è straordinariamente delicato a crudo, ma è di una forza e di una grande personalità in cottura, quindi dietro ogni spezia c'è una caratteristica peculiare, ma c'è anche la conoscenza che ci porta a usare ognuna di esse nel modo giusto.